SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. A voi tutti buonasera, nuova edizione del nostro telegiornale, un'ampia pagina di cronaca in apertura. Partiremo da Ravenna con una sonora condanna. Vediamo insieme i nostri titoli. Capannista condannato, 6 anni e 8 mesi a domiciliari per Mario Venturi, il 76enne dichiarato semi-infermo di mente che uccise il suo ex socio il 26 aprile del 2013. Parziali di sequestri sull'indagine Ippocampo, il Tribunale del Riesame decide in favore di 3 dei 7 indagati, sospiro di sollievo anche per il Cesena Calcio. Ecco il nuovo questore nominato a Ravenna, Rosario Eugenio Russo, 60enne siciliano, ai nostri microfoni, le priorità per la città. Abusivi, al via la campagna di sensibilizzazione presentata stamani a Cervi, la nuova iniziativa voluta da Regione, Comuni e categorie economiche. Una spa per animali, presentata in spiaggia a Riccione, la nuova iniziativa sarà utile per cani piccoli e grandi, la novità per l'estate 2016. Doppio KO, inizia male l'avventura in Coppa Campioni di Baseball per Rimini e San Marino, pirati travolti da Amsterdam, titani rimontati e poi superati da Bologna. E voi tutti, ancora una volta buonasera dalla redazione di Teleromagna. Come avete sentito dai titoli, apriamo questa sera tornando a parlare dell'omicidio del capannista Mario Tito Biondelli, avvenuto nel 2013 a Casal Borsetti nel Ravennate. Il colpevole, Mario Venturi, è stato dichiarato in stato di semi-infermità mentale durante quel delitto e per questo è stato condannato ai domiciliari. Ha sparato all'ex socio del capanno da pesca il 30 novembre del 2013 sull'argine del Reno a Casal Borsetti ed ora è stato condannato agli arresti domiciliari per 6 anni e 8 mesi. Nonostante la procura ne avesse chiesti più del doppio, il 76enne Mario Venturi è stato dichiarato in uno stato di semi-infermità mentale dal tribunale il giorno del delitto che portò alla morte dell'uomo il 26 aprile scorso dopo un anno e mezzo di agonia. Il danno provocato dal proiettile calibro 7,65 che si è conficcato nella colonna vertebrale dell'ex socio fu letale, infatti non venne mai estratto. Un processo conclusosi con non pochi colpi di scena. All'inizio l'accusa era di tentato omicidio, poi divenuto omicidio dopo il decesso di Biondelli. Il giudice ha alla fine dato credito alla versione del perito del tribunale incaricato dal collegio penale durante il primo processo per tentato omicidio, che ha ritenuto seminfermo di mente l'imputato. È convinto di altro però il PM Scorza, secondo il quale quel sabato di fine novembre Venturi sarebbe andato a Casal Borsetti appositamente per vendicarsi dopo che venne allontanato dal capanno anni fa. Tutto faceva pensare a un regolamento di conti, dunque. L'uomo era armato, non scese dalla macchina, ma abbassò il finestrino e poi premette il grilletto una volta trovato Biondelli. Ancora cronaca, una decina di militari dell'arma di Faenza con i cani antidroga hanno fatto visita agli studenti dell'istituto alberghiero Pellegrino Ortusi di Riolo Terme. Durante i controlli, come vediamo sul nostro portale, sono stati individuati due studenti minorenni che avevano portato a scuola modiche quantità di stupefacenti per uso personale. In particolare uno di loro aveva nello zainetto uno spinello pronto all'uso, invece il secondo ha provato a disfarsi di una dose di hashish lasciandola sotto il banco di una compagna di classe appena si è accorto dell'ingresso in classe delle divise. Inoltre, dall'ispezione lungo il perimetro esterno dell'istituto, i cani antidroga hanno indicato una grata sotto la finestra di un'aula dove è stato trovato un contenitore in plastica con all'interno alcuni sassolini sempre di hashish per un peso complessivo di 2,5 grammi. Cambiamo argomento. Il giudice ha sbloccato i beni di 3 dei 7 indagati nell'indagine Ippocampo che riguarda la gestione del Cesena Calcio ai tempi della presidenza di Igor Campedelli. Anche per la società bianconera le novità dal riesame sono positive.
In merito agli sviluppi dell'operazione Ippocampo della Guardia di Finanza, che aveva portato al sequestro preventivo di beni e conti correnti per 11 milioni di euro per le indagini riguardanti la gestione passata del Cesena Calcio, il Tribunale del Riesame si è pronunciato sbloccando parzialmente i beni congelati. Rispetto ai 7 indagati, in particolare, il giudice ha deciso di liberare gli averi di Maurizio Marin, ex direttore tecnico, e dei commercialisti Luca Mancini e Luca Leoni. Il fermo permane invece per i beni di Igor Campedelli, di Potito Trovato, e di Coclide Mastrorazio, in totale circa 1.400.000 euro. Alla C Cesena è stato in parte ridotto il vincolo, quindi rimangono congelati 440.000 euro circa, invece della cifra paventata pari a oltre 3,6 milioni. Denaro che, se fosse stato sequestrato in toto, avrebbe messo in grande difficoltà la società nella prosecuzione dell'attività sportiva, con il rischio di un fallimento della stessa società bianconera. Ancora non sono state depositate le motivazioni alla base della decisione. Ancora una notizia dal nostro portale teleromagna24.it con un 29enne cesenate che è finito in manette con l'accusa di spaccio di droga. Il giovane, arrestato dall'anticrimine del commissariato di Cesena, avrebbe incassato circa 10.000 euro al mese dalla sua attività, secondo le stime degli inquirenti. Il blitz è avvenuto in un bar e i presenti hanno pensato che si trattasse di una rapina. In realtà le pistole erano dei poliziotti in borghese che sono intervenuti per fermare il sospettato. Il 29enne era stato notato mentre spacciava eroina nella zona del circolo Endas e del cimitero di Ruffio. Durante la perquisizione della sua abitazione sono stati rinvenuti bilancini, 28 grammi di eroina nascosti nel vano di una tapparella e 5.000 euro in contanti. L'arresto è stato convalidato all'udienza per direttissima al Tribunale di Forlì ed è stato imposto l'obbligo di firma in attesa del processo. Ancora un'altra notizia, sempre dal nostro portale, con l'ex sindaco di Civitella di Romagna, Pierangelo Bergamaschi, che sarà processato per l'ipotesi di reato di inondazione colposa. Il rinvio a giudizio si riferisce a quanto accaduto l'11 novembre del 2013 nella frazione di Cusercoli. A causa delle forti piogge si verificò la piena del fiume Bidente, la conseguente esondazione del canale dei Mulini, con gravi danni per 6 abitazioni e disagi per centinaia di residenti. A provocare l'esondazione, secondo quanto emerso, un tubo ed una paratia lasciata aperta che dal bidente convogliava l'acqua nel canale. Secondo l'ipotesi d'accusa, il sindaco, che si era dimesso 15 giorni prima dell'esondazione, avrebbe dovuto far vigilare tubo e paratia. E Ravenna, la città di Ravenna, ha un nuovo questore, si chiama Rosario Eugenio Russo, sessantenne di origine siciliana. Ai nostri microfoni ha commentato questa nomina e le priorità per la città. Io conosco la Romagna perché ho fatto 6 anni a Rimini come vicequestore vicario, per cui per me è stato un ritorno, diciamo, in questa splendida realtà. Infatti io ringrazio anche il Ministero per avermi dato l'opportunità di ritornare in Romagna, Ravenna, nel cuore proprio della Romagna. I primi impegni sono quelli immediati, abbiamo la campagna elettorale, e quindi massima attenzione, abbiamo Renzi, il Presidente del Consiglio, che verrà venerdì, e quindi stiamo predisponendo i servizi di ordine e sicurezza pubblica affinché tutto si possa svolgere nella massima tranquillità. E poi i giorni a seguire mi confronterò con i miei collaboratori e vedrò quali sono le priorità di questa città. So che il mio predecessore ha lavorato molto bene, è stato predisposto anche con la prefettura un piano di controllo del territorio che sta dando i suoi frutti. Infatti, leggendo le statistiche, ho potuto notare che quest'anno c'è stato un notevole calo dei reati, diciamo, soprattutto di natura predatoria, sono quelli, diciamo, che danno più fastidio al cittadino. L'invito è quello che rivolgo ai cittadini di presentare denuncia, di venire in questura, qualsiasi, diciamo, se sono vittime di reati, soprattutto questi di natura predatoria, venire in questura tranquillamente e presentare la denuncia. Da Ravenna a Cervia, dove è stata presentata stamani la nuova campagna di sensibilizzazione contro l'abusivismo commerciale. Ormai l'estate è alle porte e, come di consueto, sono pronti a inondare le spiagge non solo milioni di turisti, ma anche frotte di venditori abusivi. Il problema è una piaga generale del nostro paese, ma risulta particolarmente fastidiosa in un territorio, la Romagna, oggetto di milioni di presenze ogni anno. A tal scopo, associazioni di categoria e istituzioni hanno presentato a Cervia una campagna di sensibilizzazione multilingue per invitare a non comprare tale merce.
L'acquisto di una merce sulla spiaggia, una merce contraffatta, una merce illegale, è un atto che va ben al di là, diciamo così, dell'acquisto in sé, ma è un atto che favorisce la rete criminosa, malavitosa, mafiosa che sta dietro questo commercio illegale sulla spiaggia, dove i venditori, i cosiddetti vocumpara, sono solo l'anello terminale. Quest'anno abbiamo messo in campo anche maggiori risorse per assumere più agenti stagionali nel caso di Cervia, ma soprattutto, e siamo qui oggi per questo, anche fare una forte campagna di sensibilizzazione nei confronti dei turisti, perché ovviamente comprando si alimenta l'illegalità e si alimenta anche un fenomeno che è criminoso, che è in molti casi di sfruttamento. E quindi è importante appunto contrastare con la presenza delle forze dell'ordine, le polizie municipali, l'arenile, ma è anche importante lanciare un messaggio educativo. Noi infatti abbiamo fatto anche una sanzione che ha questo carattere da 25 euro, appunto, un carattere educativo, proprio per far comprendere ai turisti che purtroppo comprando si alimenta il disagio continuo di essere disturbati, ma soprattutto anche l'illegalità. E proseguono a Rimini i lavori alla rete fognaria. In queste ore sono stati completati gli interventi nei due scarichi a mare di Viserba e Rivabella, che quindi da oggi in poi convoglieranno in mare solo acque meteoriche e di drenaggio, evitando i divieti di balneazione. Attualmente gli interventi alla rete sono completati per il 54%, per un investimento complessivo di circa 154 milioni di euro, buona parte dei quali saranno caricati, ahimè, nei prossimi decenni sulle bollette dei cittadini. Ed è stata una vera e propria vigilia di passione per Rimini Wellness. Dalle 12 di oggi e per tutta la giornata i dipendenti della fiera sono stati in sciopero. Obiettivo: il rinnovo del contratto fermo da 3 anni. Mancano poche ore al taglio del nastro di Rimini Wellness, la celebre fiera dedicata allo sport e al benessere, ma i dipendenti della struttura riminese hanno deciso di incrociare le braccia. A partire dalle 12 di mercoledì, infatti, è iniziato lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali a sostegno delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale. Quest'ultimo, da 3 anni, non verrebbe rinnovato ai lavoratori che ora sono sul piede di guerra. Il tutto un giorno prima dell'inaugurazione della fiera più importante per la Riviera, Rimini Wellness. Una nota diffusa dai sindacati ci tiene a precisare che le trattative sono in corso rispetto a quanto successe anni fa, quando la contrattazione si concluse in tribunale. Dal canto suo Rimini Fiera replica che prende atto della decisione assunta dai lavoratori presenti in assemblea il 16 maggio scorso e delle modalità di attuazione dello sciopero comunicate negli scorsi giorni. L'intento dell'azienda, prosegue, è quello di ottenere trattamenti più equi tra i lavoratori. A tal fine è stato proposto di investire risorse economiche aziendali in meccanismi che favoriscano la produttività e di dirottare altre risorse da privilegi goduti da pochi, come l'orario di lavoro di 36 ore settimanali, a favore di trattamenti beneficiati da tutti. Secondo i sindacati, però, allo sciopero parteciperà almeno l'80% dei 149 dipendenti della fiera. E invece Rimini Fiera ha comunicato proprio pochi istanti fa che i dipendenti che hanno aderito allo sciopero sono stati il 47,3% e che non ci sono stati disagi per gli allestimenti di Rimini Wellness, che quindi regolarmente inizierà domani. Domani quindi è inizio un ponte ed un weekend con diverse manifestazioni in arrivo per la nostra riviera. È già scatta l'allerta bollino rosso per strade e autostrade. Facciamo il punto. Fine settimana da bollino rosso, quello che si aprirà dopo il 2 giugno. Rimini, ma anche tutta la Riviera, ha in cantiere una serie di eventi e sono previsti tantissimi visitatori da tutta Italia. Intanto è previsto il ritorno del Premier Matteo Renzi, atteso nel pomeriggio attorno alle 17 di venerdì per un incontro pubblico. A lanciare l'allarme traffico è la prefettura che, prevedendo inevitabili disagi per il traffico, si è già mossa con un tavolo tecnico per poter gestire al meglio la situazione. In particolare per le giornate di sabato e domenica, quando si svolgeranno diverse manifestazioni come Rimini Wellness alla fiera, il trofeo della pace, gara di ciclismo e l'esibizione delle frecce tricolori a Bellaria e Gioia Marina. Il tutto in concomitanza con le elezioni amministrative. È già stata infatti disposta la regolazione del traffico in uscita dalla fiera verso i caselli di Rimini Nord o in alternativa verso il Valle del Rubicone. Anche il traffico dall'esibizione delle frecce tricolori verrà dirottato, mentre l'uscita dalla zona mare sarà indirizzata verso Rimini Sud. La municipale, da Bellaria Cattolica, sarà presente con tutto il personale disponibile. Ad alleggerire il traffico si spera possa contribuire anche il sensibile potenziamento del trasporto pubblico e l'incremento dei treni.
Il consiglio è quello di evitare di mettersi in viaggio per raggiungere i caselli autostradali nella fascia oraria tra le 17 e le 20 e di consultare i siti web interessati con aggiornamenti in tempo reale. E tanti turisti troveranno a Riccione una idea innovativa sulle spiagge, tutta dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Vediamo. In vacanza al mare con gli amici a quattro zampe, molti bagni della riviera si stanno già attrezzando in questo senso, ma uno in particolare a Riccione lancia un'idea innovativa, il Pet Spa. Visto che permane il divieto di balneazione per gli animali, sarà possibile quindi offrire ai cani benessere e relax all'interno della Pet Spa con idromassaggio a velocità e temperatura regolabile e con cromoterapia. La Riviera Adriatica si è sempre caratterizzata di nuovi servizi, questo è uno in sintonia di tutte le novità che ci sono, che fanno tendenza e penso che in Italia circa 6 milioni di famiglie hanno un animale, diventa un qualcosa di domestico, questo è un servizio che incontrerà sicuramente favore da parte degli utenti. Abbiamo creato due modelli di vasche idromassaggio, una più piccolina per gli amici a quattro zampe di taglia piccola e media, mentre un modello più grande con uno sportello laterale ad accesso facilitato per i cani di grande taglia come Doberman o cane lupo. L'idea nasce principalmente dal fatto che noi ci occupiamo del benessere per l'uomo e tutti i componenti della nostra azienda hanno un animale a casa e abbiamo pensato a qualcosa che mancava, diciamo, per il benessere e per quello che sono le sale ricreative all'interno delle nuove abitazioni e così niente, abbiamo pensato a qualcosa che potesse essere utile anche ai nostri animali di compagnia e potesse essere oltre che una cosa divertente, no? Con l'idromassaggio è una cosa anche innovativa e anche un pratico, diciamo, oggetto per quelle che sono le operazioni quotidiane, quindi il lavaggio del cane e la cura dell'animale. E dovrebbe invece nascere entro la fine dell'anno il nuovo parco poesia presso la storica Villa Torlonia di San Mauro Pascoli. Una nostra troupe ha visitato la struttura, vediamo. Il percorso è partito circa un anno fa e i passi sono andati nella direzione giusta. Idee e progetti curati dal comune di San Mauro Pascoli per sviluppare il parco poesia nella prestigiosa Villa Torlonia. Da una parte il percorso multimediale dedicato al poeta, che dovrebbe vedere la luce entro la fine dell'anno. Dall'altra la ristrutturazione vera e propria. L'allestimento prevede una spesa di circa 1,5 milioni di euro e si attende il finanziamento pubblico POSR-FESR. L'idea è quella di realizzare un teatro da 250 posti. A che punto siamo arrivati? Siamo arrivati a presentare la domanda regionale che scadeva il 30 aprile con un progetto definitivo, quindi un progetto ad alta cantierabilità che era quello che prevedeva il bando, per cui confidiamo proprio sulla possibilità di accedere a questo bando che è strategico per noi. L'obiettivo è quello di recuperare la parte che noi chiamiamo ora sala del teatro, che era la sala delle granaglie dove tenevano il grano, e tutta la zona delle tabacchine, ma soprattutto abbiamo la possibilità di rendere accessibile tutta la villa anche per i portatori di handicap, cosa che oggi non è, dalle cantine fino al piano nobile. Questa è un'altra cosa importante, rendere accessibile la villa. La riscoperta di opere d'arte sotto il profilo non solo artistico ma anche religioso è il tema conduttore di un itinerario interdiocesano promosso a Forlì. Vediamo. Prima tappa dei percorsi interdiocesani Arte e Fede. L'itinerario inizia proprio nella città di Forlì, nella parrocchia di Santa Maria Lauretana, dove vedete alle mie spalle la Madonna di Częstochowa, una copia dell'icona originale conservata a Częstochowa, un'opera d'arte con una storia molto particolare. Questa sera siamo a Forlì e Paola Costi ci parlerà della Madonna di Częstochowa, una Madonna polacca per i forlivesi. Ha una storia stupenda che risale ai soldati polacchi che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno donato questa immagine alla parrocchia. Ma altri sono gli appuntamenti. Il 10 giugno con Cristina Selva saremo alla Pieve di Santa Maria in Campanile, dove lei parlerà del crocifisso di questa bellissima chiesa. Il 13 giugno saremo nella città di Ravenna, nella parrocchia di San Pier Damiani, con Andrea Vincenti, a parlare di questa cancellata progettata ai tempi del Cardinal Tonini per questa parrocchia. E concluderemo a Imola con Emanuela
Patuelli, che ci parlerà del quadro della Pentecoste nella sua parrocchia, un quadro che da pochi anni è stato anche attribuito al suo pittore originario. Quindi siamo felici di questi percorsi che vanno al di là della storia dell'arte. Sono percorsi che propongono luoghi di senso all'interno dell'esperienza artistica. Ed ora però è il momento di altre notizie con le nostre brevi. Forlimpopoli, a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, terra madre e ambasciatore fauni Europa per Fame Zero, il vincitore del premio Artusi 2016, che sarà consegnato il 29 ottobre. Petrini è stato scelto per il suo impegno nella difesa delle colture in via di estinzione della biodiversità. Cesenatico, due ragazzini sono stati denunciati a piede libero dalla Polizia Municipale per furto aggravato in concorso. La coppia è stata pizzicata nel rubare una bicicletta appartenente ad un 46enne cesenaticense. Forlì, brutto incidente stradale stamani attorno alle 12.50. Un'utilitaria condotta da un'anziana del posto è stata tamponata violentemente da un mezzo pesante finendo in un fosso a ruote all'aria. Le condizioni della donna non destano preoccupazione. Rimini, notte di paura per una famiglia del centro. Attorno alle 5 del mattino i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in un appartamento perché la gatta di casa è improvvisamente impazzita aggredendo i proprietari. Per loro profondi graffi e tanta paura. Visitate il nostro portale teleromagna24.it, aggiornato con tutte le notizie e non solo del nostro telegiornale. Ora però la linea alla nostra redazione sportiva. Buonasera e bentornati con l'edizione del TG Sport. Varrà come un vero e proprio ago della bilancia della serie tra Unieuro Forlì e Tramec 100 la sfida di questa sera alle ore 21 al Palafiera. Sentiamo il parere a riguardo di Paolo Rotondo, centro dei biancorossi. I 94 punti nascono dalla difesa ottima che abbiamo fatto dietro. Dobbiamo difendere così tutte le partite, perché se non difendiamo poi anche l'attacco diventa deficitario. Quindi dobbiamo difendere con questa grinta, con questa lucidità soprattutto. Io sono consapevole, ma anche il resto della squadra è consapevole che non abbiamo fatto niente. Sarà importantissimo vincere gara 2 qui, perché dovesse andare male, poi si mette dura, perché poi vincere lì al 100 diventa difficile, perché è un campo ostico e poi loro potrebbero riprendere fiducia. Questa è una battaglia, loro saranno incazzati neri, quindi noi dovremmo essere incazzati neri lo stesso, anche se abbiamo vinto, e dimostrare che questa partita non è stato un caso, ma ce la siamo meritata. Iniziano nel peggiore dei modi, con due sconfitte, le avventure di Rimini e San Marino nella Coppa Campioni di Baseball. Vediamo il servizio. Allo stadio dei Pirati ieri sera, davanti a 200 persone, è andata in scena la prima giornata della Coppa Campioni. In serata i ragazzi di Munoz hanno perso per 6-2 contro Amsterdam, forte anche di 30 tifosi giunti a incoraggiarli. Dopo lo 0-1 iniziale, tanti errori difensivi hanno permesso agli ospiti di sfondare con 3 punti al terzo inning, portando il parziale sul 6-0 dopo 5 tempi. Inutili i cambi sul monte di lancio. A sostituire l'opaco Candelario ci ha pensato il redivivo Rivera, poi è sopraggiunto Corradini e solo con Escalona sono arrivati due punti finali. Ultimo scampolo di gara con Teheran ha chiuso di fatto la partita sul 6-2 con 8 valide per Amsterdam a fronte delle 5 dei romagnoli. Cinicità e maggior tasso tecnico hanno fatto la differenza. Ha più da recriminare San Marino, che si è fatto recuperare dal 3-0 al 3-3 in 3 inning da Bologna. All'ottava ripresa gli emiliani hanno tirato fuori il coniglio dal cilindro con un fuoricampo di Claudio Liverziani per il definitivo 5-3 a Serravalle. Passiamo ora alla vela. Da domani e fino a domenica prossima Marina di Ravenna sarà l'autentica capitale del mondo velistico italiano. Saranno proprio le acque del litorale bizantino, grazie all'organizzazione del circolo velico Ravennate, ad ospitare la selezione finale degli equipaggi che rappresenteranno l'Italia ai prossimi campionati europei e mondiali delle classi 420 e 470. La tappa a Ravennate sarà infatti la terza, dopo quelle già svolte sia a Sanremo e Cagliari nelle scorse settimane. Con questo è tutto, ricordo questa sera l'appuntamento con la Tutta Bici alle ore 21.10. Per tutte le altre nostre notizie è possibile visionare il portale teleromagna24.it.
e il canale 192 Teleromania Sport. Grazie per l'attenzione e vi auguro buona serata. E adesso invece scopriamo le previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. Un inizio di giugno all'insegna della variabilità nella nostra regione. Infatti la giornata di oggi ha visto ampie schiarite al primo mattino, poi seguite da annuvolamenti che localmente hanno portato veloci rovesci. E anche la giornata di giovedì 2 giugno, festa nazionale, vedrà l'alternanza di schiarite e nubi più diffuse soprattutto nel corso del pomeriggio, quando l'acquazzone sarà probabile su molte aree della nostra regione, soprattutto inizialmente sull'Appennino, poi sulle zone tra Piacentino, Parmense e su Bassa Romagna e poi tra pomeriggio e sera sul Ferrarese e le aree centrali della nostra regione. Quindi l'ombrello sarà da tenere a portata di mano, anche se è bene chiarire che i rovesci saranno veloci e comunque localizzati, quindi in molte aree potrebbe nemmeno piovere. La ventilazione sarà ancora moderata sull'Appennino dai quadranti sud-occidentali, mentre sarà per lo più debole sul resto del territorio. Le temperature minime saranno stazionarie, compresi tra più 12 e più 18 gradi, mentre i valori massimi saranno compresi tra più 21 e più 25 gradi. Poi anche la giornata di venerdì vedrà la variabilità protagonista in mattinata, mentre nel pomeriggio i rovesci saranno sempre dietro l'angolo. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. E grazie al nostro Andrea Raggini, ora però rivediamo i fatti principali di questo telegiornale. Capannista condannato, 6 anni e 8 mesi a domiciliari per Mario Venturi, il 76enne dichiarato semi-infermo di mente che uccise il suo ex socio il 26 aprile del 2013. Parziali di sequestri sull'indagine Ippocampo, il Tribunale del Riesame decide in favore di 3 dei 7 indagati, sospiro di sollievo anche per il Cesena Calcio. Ecco il nuovo questore nominato a Ravenna, Rosario Eugenio Russo, 60enne siciliano ai nostri microfoni, le priorità per la città. Abusivi, al via la campagna di sensibilizzazione presentata stamani a Cervi, la nuova iniziativa voluta da regione, comuni e categorie economiche. Una spa per animali, presentata in spiaggia a Riccione, la nuova iniziativa sarà utile per cani piccoli e grandi, la novità per l'estate 2016. Doppio KO, inizia male l'avventura in Coppa Campioni di Baseball per Rimini e San Marino, pirati travolti da Amsterdam, titani rimontati e poi superati da Bologna. Restate su Teleromagna anche questa sera alle 21.15 su Canale 14, vi aspetta una nuova puntata di A Tutta Bici, il nostro format dedicato ovviamente alle due ruote. Su Teleromagna News, Canale 74 alle 22.30 vi segnaliamo 44.12 il rotocalco dedicato alla città di Rimini. Su Teleromagna Sport, Canale 192 alle 21 trasmetteremo invece la partita di basket Forlì 100, su Teleromagna Mia, Canale 193 alle 21, Rimini Gusto. Grazie per averci seguito anche quest'oggi, vi ricordo che sul nostro portale teleromagna24.it potete restare aggiornati con tutte le notizie del territorio, è disponibile anche l'app per smartphone scaricando dai vostri store e digitando quindi Teleromagna, seguiteci anche su Facebook e su Twitter, l'informazione torna domani 2 giugno alle 7.15 con la rassegna stampa. Grazie ancora a voi tutti e una buona serata. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna.